Dopo il contratto con Trenitalia per la gestione dei servizi, la Regione Umbria ha proceduto alla firma dell'accordo quadro decennale con Rete Ferroviaria Italiana per il potenziamento delle infrastrutture e i collegamenti ferroviari. I macro obiettivi sono quelli di programmare la capacità di traffico, che a regime passerà da 3,7 milioni a 3,9 milioni di treni per chilometro all'anno, e il potenziamento dei collegamenti ferroviari, che in Umbria interesserà le direttrici Roma-Ancona, Foligno-Firenze e Toronto-Spoleto. Integrare inoltre le diverse modalità di trasporto dell'Umbria elaborando un sistema integrato di servizi con orario cadenzato e coincidenze. È uno strumento che noi utilizziamo con tutte le regioni, esplicitiamo con chiarezza qual è l'infrastruttura ferroviaria di cui dispone la regione, sia nell'attualità sia nell'arco di un decennio, perché ovviamente nel corso degli anni facciamo degli investimenti e quindi le disponibilità possono modificarsi, e sulla base delle quali le regioni possono pianificare le loro richieste alle imprese ferroviarie, perché noi su questo accordo esplicitiamo quanti binari, quanti treni ci possono circolare, a che velocità e quindi e che relazioni possono essere realizzate collegando le città a città. È un accordo doveroso previsto appunto dalle leggi nazionali, con la quale noi chiediamo la capacità di infrastruttura RFI, che ce la concede con questo accordo quadro per 10 anni, e mettiamo questa capacità di infrastruttura a disposizione di Trenitalia, che ovviamente dovrà gestire l'esercizio di quanto abbiamo già firmato e sottoscritto 10 giorni fa. Diciamo che con questo accordo quadro si chiude il cerchio rispetto ai problemi dei trasporti su ferrovia. La cosa interessante è che abbiamo iniziato un'interlocuzione con RFI anche riguardo alla FCU. Stiamo lavorando perché questa infrastruttura, che per l'Umbria è strategica, possa essere gestita direttamente da RFI, che ovviamente ha capacità sicuramente superiori a quelle della regione dell'Umbria. Inevitabile poi il riferimento alla Ferrovia Centrale Umbra al centro di un altro tavolo per vagliare la possibilità che Rete Ferroviaria Italiana possa acquisirne la gestione. In questo accordo quadro ovviamente non è di Rete Ferrovia Italiana, non si parla dei servizi della Ferrovia Centrale Umbria, che è oggetto invece di un altro ragionamento che stiamo facendo con la Regione per verificare se ci sono le condizioni affinché RFI possa assumerne la gestione operativa e nel medio periodo anche integrarla nella rete ferroviaria italiana.